Ed ecco degli ingredienti per realizzare dei biscottini per i nostri amici pelosetti. Sbucciate la mela, fatela a pezzetti, trasferitela in un mini pimmer e frullate il tutto fino ad ottenere una bella polpa. Trasferite la polpa di mela in una ciotola, aggiungete l'uovo a temperatura ambiente, mescolate, aggiungete la farina integrale che naturalmente andrà setacciata poco per volta. Aggiungete l'olio evo, mescolate bene tutti gli ingredienti, inizialmente con una spatola e dopodiché aiutandovi con le mani, fino a formare un bel panetto. Eccolo qua! Copritelo con della pellicola alimentare e riponetelo in frigorifero per almeno 30 minuti. Ora dividete il panetto a metà e aiutandovi con un mattarello stendete la pasta frolla. Realizzate i vostri biscottini con le formine che voi preferite. Io naturalmente ho utilizzato delle formine fatte a osso di varia grandezza. Eccole qua, dal più grande al più piccino, per accontentare tutti i nostri pelosetti. Bucherellate i vostri biscottini con una forchetta e infornate a 180 gradi, forno preriscaldato, modalità statico, per circa 25 minuti. Fateli raffreddare completamente all'interno del forno per renderli ancora più croccanti. Eccoli qua, belli croccanti, belli, che questi canini non vedranno l'ora di assaggiarli. Sono proprio curiosa di vedere i loro musetti, come gradiranno questi biscottini. Ora li vedrete. Ecco qua i tre meravigliosi canini. Pola sta già aspettando il biscotto, è pronta per addentarlo. Un Weimaraner favoloso. Eccolo qua. L'ha proprio gradito. Kira, la piccola Kira, ha già addentato anche lei il biscottino. L'ha gradito anche lei. Ed ecco Nottolino. Eccolo qua che guarda il biscottino, ma anche lui l'ha gradito. Loro possono dire che sono proprio buoni buoni. Provate a realizzarli anche voi per i vostri amici pelosetti. Vi ringrazieranno. Si mantengono freschi per 15 giorni messi in un contenitore ermetico. Eccoli qua pronti da regalare ai miei cari amici pelosetti. Ecco Kira, com'è contenta, guardate. Ecco l'intruso, non vuole, lo vuole tutto per sé il biscottino. Ce l'ha fatta, mangiato tutto il biscottino di Monica. Nottolino. Anche lui sta aspettando il biscottino. Anche lui l'ha gradito molto. Penso che ora questi tre canini vorranno sempre stare con me.